Questo è il giorno del mio battesimo, festeggiato nella casa del nuovo quartiere Prati, appena acquistata a riscatto da mio nonno. Tra 20 anni sarà nostra. Nel gruppo in posa per la fotografia di rito, mio nonno è quello seduto in poltrona e io sono quello infilato nel porte-enfant. Mi tiene precariamente fra le braccia la piccola Adelina, nipote della nostra domestica, Nunzia, che si intravede nel fondo, sulla destra. Questa signora con gli occhi celesti è mia madre. Prima di sposarsi studiava canto. E così la sera non mi fa addormentare con le solite ninne nanne, ma con le romanze e con le arie delle opere liriche. Zia Millina, zia Margherita e zia Luisa sono sorelle di mio padre, tutte e tre nubili. Questo è il dottor Giordani, nostro medico di famiglia. Scapolo. Mio nonno, professore di lettere all'Università di Roma, rigoroso poeta dilettante, fiero detrattore del Carducci, del quale ama ripetere: il leone repubblicano è diventato il barboncino della regina. Cosa diventerai? Un genio o un imbecille? Quante storie. Diventerà un figlio di Dio. Come carriera un po' modesta. Ma ti fanno male, ti verrà il mal di pancia, la febbre, il tifo. Il ragazzo al quale la nonna sta elencando tutti i malanni da eccesso di cibo è lo zio Nicolino, fratello di mia madre, che vive a Macerata ed è in visita per l'occasione. Il bambino che Adelina tenta di imboccare è mio cugino Enrico, anche lui è venuto a festeggiarmi. Però vive a Roma, è figlio dello zio Michele e della zia Ersilia, chiamata dalle mie tre zie, chissà perché, i fratelli Cairoli. Perché non ci canti qualcosa? Carlo, dal germanico Karl, vuol dire uomo libero. Ricordaglielo quando sarà grande. Sì, papà. E infine mio padre, funzionario del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Venite di là, Susanna canta. Ma la sua vera inclinazione è artistica. Infatti dedica tutto il suo tempo libero alla pittura. La fanciulla con frutta, che il dottor Giordani sembra apprezzare, è appunto opera sua.